dove sono finita? Fermi qua, vado a prendere la camera e poi in qualche modo vi faccio entrare, eh. Ma dove mi hanno mandato? Giorgia, senti, qualcuno sta urlando in giardino. Forse si sono spaventati dell'allestimento, dai, corriamo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi io e Giada saremo proprietari di questo albergo. Come sapete, a ottobre è il mese di Halloween! Il nostro albergo è tutto tematizzato. Tipo, questa è la zona delle streghe, ci sono i cappelli che stanno volando. E ovviamente la scopa della strega che stasera la verrà a prendere. Invece qua c'è la zona del cimitero. Speriamo che arrivano subito un sacco di clienti. Sei pronta, Giada? Certo! Sì, buongiorno. Vorrei prenotare una camera. Una singola o una doppia? Una doppia o una singola? Una singola. Una singola? Aspetta che controlliamo. Sì, ce l'abbiamo. Ok, una singola prenotata. Ok, grazie mille, arriviamo fra poco. Grazie, arrivederci, a dopo. Vai! Ci hanno chiamato che verrà un cliente, sì, che sì. Ma dove sono finita? Che posto è? Mi avevano detto che questo albergo era 4 stelle. Iniziamo bene. Quanti ragni. Forse si entra da qui. Reception. Allora si va da qui. Che postaccio. Iniziamo bene. Non c'è nessuno qui. Giada, c'è una cliente, facciamoci vedere. Buongiorno! Ben arrivata! Allora signora, le piace il nostro albergo? Beh, insomma, ho visto di meglio. Allora, qual è il suo nome? Cinzia. Ok, la sua camera è la 444. Giada, le dai la chiave per favore? Certo! Tenga, questa è la sua chiave. Grazie! Ma dove sono le stanze? Signora, non vede? Lì ci sono le scale. Sopra, a destra, c'è la sua camera. Ma non c'è neanche un ascensore in questo albergo. Mammina, com'è antipatica questa. Speriamo che gli altri siano più divertenti. Sì, anche per me. Ragazzi, se anche a voi vi piace questo albergo, lasciate un bel pollicione e continuate a seguirci. Sì, infatti. No. Allora, ti sto inviando la mail proprio adesso. Sì, fammi sapere se ti è arrivata l'email. Ah, certo. Ah, sì, aspetta un attimo, un momento. Allora, la ricevuta. Ok, sì, di là. Ah, sì, ok, sì. Ah, allora, no, dovresti averla già ricevuta. Ah, sì, te l'ho mandata 100 volte. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Scusami un secondo che mi stanno disturbando. Cosa volete? Benvenuta al nostro hotel. Come si chiama? Mi chiamo Nadia. Sì, adesso arrivo. Adesso guarda un secondo. Ok, camera prenotata. La sua camera è la 666. Aspetta un attimo. Ok, sì. Allora l'importante è che ci sia il wifi, perché io ho pagato per il wifi, eh. Mammina, certo che c'è il wifi. Dai Giada, dagli la password. Tenga. Vampiro 66? Vabbè, l'importante è che funzioni. Dove vado? Di qua? Sì, ma va di là, non ti preoccupare. Sì, certo, no, non ti disturbi per niente. Certo, Giada, che gli serviva la password wifi. Hai visto quante volte sta al telefono? Ma poi ce n'ha due di telefoni. Infatti, ma che gli servono due telefoni? Gli basta solo uno. Giada, mi sa che questa è molto più antipatica di quella di prima. Sì, è vero, non ci ascolta. Ah sì, è qui l'hotel. Sì, a me ha detto che era qua l'hotel, quindi deve essere questo. Ma per forza. Lo so. Non c'è nessuno. Dai, veloci, venite. Shhh, fatti piano. Andiamo, via.
Aurora, Laura, fermi qua. Vado a prendere la camera e poi in qualche modo vi faccio entrare, eh? Papà, va bene, ti aspettiamo qua. Giada, è arrivato un cliente. Un cliente? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono il cliente che ha chiamato prima. Ho prenotato un addo e una singola. Com'è che si chiama lei? Mike. La sua camera è la 555. Vai, Giada. Tieni. Grazie. Questo sembra più simpatico. Vero, Giada? Adesso devo trovare il modo per far entrare Laura e Aurora. Ho un'idea. Scusate, io ho le valigie. Per caso c'è qualcuno che si occupa delle valigie in questo hotel? Giada, le valigie. Ma noi non ce l'abbiamo un facchino. È vero, Giorgia. Vabbè, per questa volta ci pensiamo noi, andiamo. Spero che non siano troppo pesanti. Sì, dai, andiamo. Aurora, Laura, venite, venite! Ma non era da solo? Sì, ma tre valigie, ma hai ragione, ma era da solo, non c'aveva nessun'altra gente accanto. Vabbè, ne prendiamo una a una e le portiamo su. Giada, adesso c'è la più grande, la tua pesa! Ma dove saranno le camere? Papà, sta su le camere. Ok. Veloci, che mi cedano. Ragazzi, ma dove sono capitato? Ma che cosa sono queste? Sono delle lapidi in un albergo? Oh, che schifo. Oh, io c'ho paura qui, in questo albergo. Ma dove mi hanno mandato? Aiuto! Ma che cos'è quel caso lì? Forse si sono spaventati del rivestimento. Dai, corriamo! Corriamo, dai! Signore! Sì? Tutto quello che vede. Sì. È tutto finto, non si preoccupi. Adesso l'accompagniamo in reception. Ok. Che paura qui. Che cos'è questo? Signore, è tutto finto. Che paura finto, però. Non si preoccupi. Sì. Scusi, mi ricordi il suo nome? Mi chiamo Salvo. Ok. Tengo la 777. Tengo. 777. Oh, anche la chiave è mostruosa. Ragazze, ma la camera è anche quella allestita a tema Halloween? No, non è spaventosa come quella di fuori. Comunque tutto quello che vede è finto, non è niente, vero? Dove vado, ragazze? Scusate. Lì sopra. Qui? Sì. Qui ci sono delle zucche, delle pipistrelle. Non era niente. Le zucche sono di plastica. Ok, grazie. Giada, sono contentissima. Sono arrivati tutti i nostri clienti. Sì, che bello, l'albergo è pieno. Sì. Però Giada, speriamo che nessuno si lamenti in questa vacanza. Sì, aspetta un secondo, scusatemi, ma questo telecomando non funziona? Ce lo faccio vedere? Giada, questo non è un telecomando. È un telecomando. Questo è un telefono. Adesso che glielo dice? Signora, una notizia, questo qui non è un telecomando, è un telefono. Sì, l'avevo capito. Sì, guarda, sì, arrivo. Scusate, signorine, c'è una sala lettura in questo albergo? Signora, è proprio lì. Guarda, c'è pure scritto sala lettura. Ok, sì, va bene. Ah, sì, effettivamente c'è anche il cartello. Ma che cos'è questa roba? Questo albergo, che schifo. Però effettivamente, se c'è una cosa positiva è che c'è silenzio e posso finalmente leggere. Auri, le ragazze non ci sono, sono andate via.
Andiamo dall'altra parte, vediamo cosa c'è. Mauri, guarda qua cosa c'è. Lua, è bellissima. È stupendo. Guarda, guarda, c'è la sala TV. Laura, c'è un TV, guardiamo un po' i cartoni animati. Oh, ottima idea, Aurora. Andiamo. Che bello. È proprio divertente questo cartone. È imbarazzante. Ma insomma, questa TV a tutto volume, io non lo so. No, basta, non riesco più a leggere. Ragazze? Ragazze? Sì? Come la possiamo aiutare? Scusate, io ero in sala lettura a leggere, in santa pace, quando sono arrivate due clienti e sono là nella sala TV che stanno guardando la televisione a tutto volume. Io non riesco a leggere così, eh? Mamma mia, com'è antipatica. Sì, non ti preoccupare, la aiutiamo noi. Scusate, signorine. Sì? Potete abbassare per favore la televisione, che state dando noia a una signora. Okay, abbassiamo. Grazie. Ci è mancato poco, Auri. È vero, Laura. Giada, ma queste due quando sono arrivate? Boh, non lo so, non le ho viste neanche io. Quindi non sono clienti, vanno buttate fuori. Infatti, voi chi siete? Lo so io chi siete. Siete due intrusi. Vi dobbiamo buttare fuori dall'hotel. Sì. E non venite mai più in questo hotel, se non volete che chiamiamo la polizia. Ciao. No, Laura, ti hanno scoperte. Aurora, dobbiamo dirlo in qualche modo a papà Mike. Come facciamo adesso? Scusate ragazze, non è che per caso avete qualcosa da bere? Perché con tutti questi spaventi mi si è seccata la bocca. Ma scusa, ti abbiamo detto che è tutto finto, non ci avere paura. Comunque non si preoccupi che andiamo in cucina a prendergli una bevanda. Andiamo Giada, andiamo. Venga. Ok, grazie. Ma che cos'è ragazze? Sangue di pipistrello. Sangue di pipistrello? Ma non è che porta malattie? Tranquillo, la bevanda zuccherosa! È una bevanda zuccherosa. Un sacco di fatica per montare tutto questo allestimento, però i clienti come sono rompiscatole. Comunque Giada, mi sembrava più facile gestire un albergo. Infatti! Aurora! Dove siete finite? Dove siete finite? Qua c'è un'altra porta. È il bagno. Sicuramente sono andate qua dentro. Ragazzi? Aurora? Ma che cos'è questo? Ah, un ragno! Che schifo! Non sono qua, non sono qua! Sì, guarda, adesso inizia la conferenza. Aurora! Aurora. Non urlare, shh, Laura. Oh, ragazze, di là c'è un tizio che stava cercando di rubarmi i telefoni e anche di toccarmi e di importunarmi. Sì. L'aiutiamo subito. No, non è vero niente, non è vero niente. Io stavo cercando Laura Euro. Le monetine, vedete? Ho perso le monetine dalla tasca e stavo guardando vicino al divano. Ho toccato la signora. No, non è così, non è andata così. Ok, state calmi. Lei, signore, vada a cercare le sue monetine. Lei per telefonare può andare fuori in giardino, tanto c'è una bella giornata. Va bene, faremo così. Oh, sì, vado in giardino. Sì, pronto, sì, infatti, è quello che ti stavo... Qui seduto, ok. Mi scusi? Che c'è? Ma mi dica, ma lei non ha paura di questo albergo? Assolutamente no! Perché dovrei avere paura? Perché devo avere paura? Ci sono streghe, scheletri, pipistrelli, c'è anche una bara! È tutto finto, su! Ok, mi fido di lei, ma posso stare seduto qui vicino a lei così mi sento un po' più tranquillo? Sì, va bene, però non mi disturbi, che sto
cercando di leggere, ok? Vedo che l'albergo ha messo anche degli stuzzichini a disposizione. Ok, prendo, ok, faccio così. Ah, un orecchio! Ah, aiuto! Non si può proprio leggere in quest'albergo. Dov'è papà? Non lo so. Aurora, facciamo una cosa. Aspettiamolo qua. Prima o poi arriverà. Basta Giada, non ne posso più. Tutti in questa cella. Uno si spaventano, due si lamentano. Sono tutti fastidiosi. Basta, anche io mi sono stufata. Anche a me mi sembrava un gioco avere un albergo. Invece non è vero, è impegnativo. Qui Giada si deve trovare una soluzione per cacciarli tutti via. Brava Giorgia, buona idea, ma che cosa si può fare? Fammi pensare. Oh, mi è venuta un'idea. Brava Giorgia, questa è un'idea mostruosa. Ok, perfetto. Non tocca a me. Giada, secondo me con questa idea scapperanno tutti via. Anche secondo me, dai, andiamoglielo a portare. Attenzione, attenzione tutti i clienti. Oggi l'hotel offre una merenda deliziosa. Signore? Merenda? Grazie. Buonissimo. Signora? Sì? Oh, venga. Una merendina, prenderò questa, grazie. Giada, adesso dobbiamo trovare le altre, andiamo. Signora! Oh, che paura! Oh, ditemi! Tengo una merendina. Per me? Sì. Oh, ok, grazie. C'è bisogno di pagare. Ah, lo offre albergo? Sì. Oh, ok. Giada, stacca la ragnatela. Ma è buono? Sì. Oh, ok, grazie. Buonissimo. Signora! Però questa vaca, oh, cosa c'è ancora? Vai, offri l'hotel. Sì, prendo questo se per voi. Ma cos'è? È un pane con la mortadella dentro. Sì, vabbè, grazie. Sì, come ti dicevo. Che schifo! Ma che schifo questo hotel! È pieno di ragni! Mangerò il mio stuzzichino. Ma c'è qualcosa di duro. No, che schifo, ma che cos'è? Lo sapevo che questo albergo non era un 4 stelle. Non starò qui un attimo di più. Me ne vado e senza pagare. Mammina. Allora, ragazzi, ne approfitto perché c'ho una fame. Ok, vediamo. Ma che cosa? Che cosa c'è? Ma, ragno! Ma quel signore è cascato a terra, non è che si è fatto male? No, tranquilla, tanto poi si alzerà. Sì, allora, 5 minuti, solo 5. Oh, uno stuzzichino, almeno quello. Comunque, un odore strano, io volevo capire cosa... Guarda la signora antipatica con i cellulari, sempre il telefono. Guarda come scappa, mammina, che urli, aiuto. Che albergo osceno. Per fortuna ho preso solo una singola. Aurora? Laura! Mamma mia, ma che cosa è successo? Che silenzio! C'è qualcuno? Non c'è neanche un cliente. Ho paura! Io vado via! E anche questo video è terminato con tutti i clienti spaventati. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. Ah, e dimenticavo, andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. Io, Giada, vi salutiamo con un grande... Wow! Giada, andiamoci a divertire? Sì! Noi siamo Salvo e Giorgia, wow!